Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dames und herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, carissimi amici web ascoltatori e web spettatori di Radio Science. Sta per iniziare provvisoriamente i due compari più uno, la diretta dei lunedì sera di radioscience.it. Dalle ore 22 fino alle ore 23 circa, naturalmente sempre orari italiani, vi terremo compagnia con Gianluca, Luca, Priscilla e l'immancabile, il mitico, il grande, l'insostituibile Saiuz! Vi ricordiamo che tutti i programmi li potete riascoltare e rivedere in podcast sul canale YouTube di Radio Saiuz. E tutti i nostri contatti, anche con la possibilità di scriverci e pure di intervenire in diretta, li trovate, e indovinate un po' dove? Su www.radioscience.it. Ed ora finalmente si parte, che la diretta del lunedì sera di Radio Science abbia inizio. Provvisoriamente i due compagni più uno, via! E buonasera, bentornati su www.radioscience.it. Qui vi parla Priscilla con il solito programma del lunedì sera delle 22, immancabile programma I Due Compari più Uno. Come state, cari amici teleascoltatori? Spero che passerete una bella serata con noi, anche perché stasera abbiamo un ospite molto interessante. E non dimenticate di scriverci in chat eventualmente per porgere anche delle domande a questa cantautrice di cui non svelo ancora l'identità. Caro Saiuz, hai visto che paroloni ho usato? Porgere le domande. No, stavo prendendo il vocabolario, cara Priscilla, non so perché. Eppure stasera sono anche euforico per la partita dell'Italia. Quindi mi trovi ben carico, cara Priscilla, ti tolgo subito la parola. Un caro saluto a tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz, da Saiuz, no Saiuz, come dico sempre, Saiuz. E voglio ricordare due cose fondamentali, perché sono molto importanti per una diretta. Primo, scrivete in chat sul sito radioscience.it per fare le domande all'ospite oppure per intervenire in trasmissione. Secondo, chiamateci 0422 1626 622 se volete intervenire con la vostra voce in diretta, non in diretta, in diretta, Priscilla, non mi sono sbagliata stavolta. In diretta, come diciamo di solito, in diretta. In diretta. E vai, c'è già Fabio che ci scrive in chat. Ciao Fabio, buonasera anche a te. Fabio, ciao Fabio, l'ho subito sentita questa tipa qua. Va bene, allora, poi potete mandarci un sms o un messaggio vocale con WhatsApp al 393 78 80 195. E volevo ringraziare tutti gli amici del network Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena e Radio Valdichiana, della Valdichiana ovviamente. Queste sono le web radio che ritrasmettono il nostro segnale. In più questa sera, cara Priscilla, ti mando su, oltre i soliti due canali della web TV di Radio Science, ti mando anche su Ustream, Livestream e YouTube. Quindi insomma fai una bella figura. Peccato che non sei in video, sei solo con la foto. Ma stasera sono abbastanza impresentabile. No, no dai, come sei impresentabile? Ah, il caldo, vabbè. Stendiamo un velo pietoso su questa faccenda. Allora Priscilla, io ti ripasserei la parola 2205, ricordiamo che insomma tutto quello che devi ricordarci riguarda l'ospite, più tardi quando intervieni, e vai, ti passo la palla. Allora, intanto complimenti perché hai parlato per soli 3 minuti, è un evento
detto raro. Comunque, non voglio approfittare troppo di questo momento prima che ci ripensi e ricominci a parlare. Volevo salutare Gianluca, che ormai sono 2 settimane che non lo sento, e spero che potrà tornare presto in trasmissione con noi. Un caro saluto anche a Luca, e a testa di caso anche che è in regia questa sera, come tutte le sere d'altronde. Allora, bando alle chiacchiere e presentiamo subito l'ospite di questa sera. L'ospite si chiama Jess. Ciao Jess. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, per chi non lo sapesse, ovviamente questa sera parleremo un po', chiacchiereremo con questa giovane cantautrice. Allora, io so che in realtà ti chiami Eugenia Martino, e qui mi sorge la domanda, no? Perché Jess, come è nato questo nome? Allora, in realtà all'inizio, quando ho iniziato a suonare, era Jesus, e quindi per tanti anni sono stata Jesus. Poi ovviamente per motivi vaticani ho dovuto abbreviare il nome in Jess, e questo è quanto, anche perché Eugenia Martina era una cosa molto cacofonica, insomma Eugenia non l'ha mai imparato nessuno a dire, quindi insomma è una cosa difficilissima. E i miei compagni di scuola mi chiamavano Jesus per il tema che avevo scritto. Sì. Ah, ok, non quindi per, diciamo, per la falsa modestia o per manie. No, assolutamente no. È una storia che risale a un tema scritto per un compito, insomma, perché sognavo sempre di essere Gesù nei sogni, cioè avere la faccia di Gesù, capito? Allora lì è nato Gesù. Sempre sogni strani. Esatto, già da questo possiamo capire, diciamo, la tua personalità molto particolare e originale, perché io non so voi, cari ascoltatori, non ho mai sognato di essere Gesù, però nulla vieta. Il problema è che io sognavo di essere io, ma in realtà ero con l'aspetto di Gesù, quindi insomma è una cosa assurda. Hai mai capito il perché di questo sogno? O... No. Ancora non mi è stato svelato. No, aspetterò la morte tra un bel po'. Dai, è presto ancora, speriamo. No, ma scusatevi, io adesso devo intervenire, mi tirate in ballo, insomma, quando parlate di queste cose. Prima io ho sbagliato, ti chiedo scusa, Eugenia, ho sbagliato a chiamarti, ho chiamato Jessica. Tu addirittura sei voluta andare più in alto, insomma, vabbè, insomma. Cioè, volevi raggiungere vette, insomma, importanti. Vabbè, insomma, comunque l'importante è Jess, ragazzi, ricordatevi Jess, il nome. Esatto. Questo è importante, corto, si ricorda e non ci sono problemi. Vai Priscilla, la palla è tua di nuovo. Volevo chiederti una cosa, Jess, ma quindi poi l'hai cambiato proprio per motivi di critiche che ti sono state fatte o semplicemente preferivi? No, non preferivo. Dimmi. Per motivi commerciali, insomma, Jesus era un po' difficile, nessuno voleva metterlo da nessuna parte, e quindi mi hanno consigliato di abbreviare. Ah, ok, okay. Capisco, anche se non riesco, diciamo, proprio. Non a è una cosa bella, no, anche perché c'è Madonna, c'è stato Ronnie James Dio, mancava solo Jesus. Però magari fossi stato un maschio e non ci sarebbero stati problemi, ma Jesus femmina, insomma è una bella sfida. Esatto, sì, questo sappiamo già che purtroppo, diciamo, la Chiesa su certi aspetti non è proprio molto aperta, soprattutto su questi argomenti, quindi esatto. Come se poi ci fosse, diciamo, qualcosa di strano, ecco, cioè una donna che comunque, vabbè, cioè, non siamo alieni, extraterrestri, insomma. Vabbè, comunque ci addentreremo qua in un discorso che è meglio sì. Lasciar perdere. E volevo chiederti, quando è nata la tua passione per il canto o per la musica in generale? Per il canto, diciamo, mai. Per la musica in generale per la musica in generale prestissimo, cioè tipo a 4 anni mi regalarono un cantatù e la prima cosa che feci è stata scrivere una canzone da cantare. Non volevo cantare le canzoni degli altri, volevo subito cantare una canzone mia, quindi ho questo ricordo molto nitido di quel pomeriggio, ed ero veramente piccolissima, massimo 4-5 anni, sì, non di più. Insomma, poi
ho imparato a suonare la chitarra verso i 13 anni e poi piano piano da lì ho cominciato ad avere la band del liceo, poi ho iniziato le lezioni di canto per ovvi motivi e perché insomma vocalmente ero un po' debole e poi ho iniziato a imparare a mettere le mani sul pianoforte da poco, da un paio d'anni. Ok. Diciamo l'esperienza del cantatù mi ha abbastanza colpita, nel senso che per certi aspetti anch'io diciamo sono rimasta molto affascinata da, diciamo, da, tra virgolette, dal karaoke, soprattutto quando si è piccoli, forse esatto. Non so, comunque è una cosa che ti colpisce subito. Sì. Però so, voler esprimere qualcosa con delle canzoni tue anche mi colpisce, cioè hai proprio un'esigenza, diciamo, di voler dire la tua opinione o diciamo di volerti esprimere, sì, con delle parole che siano tue, no? Sì, è stata proprio una cosa, è come fosse un'attitudine naturale, cioè una cosa incontrollabile, che poi non ha per forza bisogno di essere ascoltata, capito? Sì. È una cosa che viene e basta, poi se qualcuno ascolta bene, se no non è un problema, cioè non so come spiegare. Ok, e si può dire che questa sia quasi, diciamo, una tua filosofia, no? Perché comunque, avendo ascoltato le tue canzoni, noto, a parte vabbè la voce graffiante, ma proprio uno stile molto molto forte comunque, soprattutto non mi piace dire molto questa cosa, cioè, soprattutto per una donna molto forte, nel senso che almeno a me è capitato poche volte di vedere una donna così rock, quindi questo fatto anche di dire anche se non mi ascoltano va bene lo stesso, credo che rispecchi molto, no, il tuo stile. Sì, sì, assolutamente, nel senso io sono per il concetto dell'arte fine a se stessa, nel senso io scrivo, è bello che la gente mi segua o che la gente arrivi qualcosa dalle canzoni che scrivo, però non è quello il fine è liberarmi da questa cosa che sento di tirare fuori, capito? Questo è il fine. Tirare okay. fuori questa cosa che dentro pulsa. Ok, allora volevo dirti che c'è una domanda in chat per te e Fabio, che salutiamo. Qual è il genere in cui ti identifichi? Genere musicale? Bella c'è domanda. Un genere di... No, nel senso, guarda, io... ho iniziato ad ascoltare i cantautori tipo Bob Dylan e Fabrizio De André quando ero piccola, perché mio padre in macchina mi faceva ascoltare quelli, insomma. Poi sono passata all'hard rock, al pop, quindi ho delle influenze, come si sente nel disco, talmente strane che l'unica cosa che ti posso dire è che mi sembra di fare una specie di hard pop, cioè, capito, una specie di pop duro, perché le linee sono molto melodiche, però l'attitudine è molto rock, capito? Anche nei testi, cioè si sente che c'è una base rock sotto. Ok, infatti è vero, un po' i testi soprattutto, anche a me a primo impatto sono sembrati molto cantautorali. Sì, esatto. Però con una base, diciamo, molto forte. Anche i testi io li ho trovati molto forti a livello proprio di sia di concetto che di parole. E volevo chiederti per questo motivo... come ti vengono in mente le canzoni? Qual è, diciamo, la cosa che ti fa scattare? La musa ispiratrice, diciamo, no? E la musa ispiratrice è la realtà, no? È la realtà che ti circonda. Nel senso, io non penso mai oggi scrivo una canzone su questo. Cioè, diciamo che ci sono dei momenti di riflessione nei momenti più impensati, quando stai sul motorino, quando stai in macchina, ti viene una frase e mi ci viene già una nota sotto, cioè mi viene una frase già con la musica sotto, sì. E da lì capisco di che voglio parlare, capito? Però io mi ispiro molto a quello che vedo, non moltissimo a quello che mi riguarda, ma tantissimo a quello che vedo, tantissimo alla gente che vedo, per esempio. Io so che comunque hai viaggiato molto, hai fatto diverse esperienze sia in varie parti d'Italia che anche all'estero. Volevo sapere, sì, intanto, se ti va di raccontarci magari qualche esperienza, qualche aneddoto riguardante questi tuoi viaggi. Poi volevo anche sapere
quanto ti ha influenzato viaggiare? Cioè, quanto ha influenzato il tuo modo di scrivere? Il tuo vissuto, che alla fine un viaggio poi ti cambia. Tantissimo, guarda, io sono figlia di agenti di viaggio, quindi diciamo che già a 12 anni avevo visto insomma una buona parte di mondo, e poi a 18 anni ho avuto subito questo bisogno di andare via da Roma, che comunque insomma la città mi offre tantissimo, però allo stesso tempo volevo assolutamente rompere le radici, e sono andata a Bologna, poi sono stata 4 anni a Bologna, poi sono stata qualche mese a Londra, e poi sono stata un anno a Parigi. In cui ovviamente ho smesso di suonare in quel periodo lì, perché volevo proprio una pausa da tutto, però tipo Parigi è una città che a me ha insegnato tantissimo, è una città incredibile, cioè tutti la chiamano la città dell'amore, in realtà io credo che sia proprio la città della trasgressione, della violenza, della seduzione, perché Parigi ti lascia addosso delle situazioni, delle sensazioni incredibili. Ho scritto una canzone proprio su questa città, che ancora non è stata registrata, uscirà sicuramente nel disco completo, perché adesso è uscito un EP e poi uscirà un disco, e dico, Parigi a me ha cambiato moltissimo la vita, tanto, veramente. Mi piace anche molto questa cosa, no, di vedere Parigi sotto un'altra cosa, che anche questa mi colpisce, perché di solito uno pensa a Parigi come una città molto magari romantica. Ecco, assolutamente no, cioè a Parigi c'è un mondo sotterraneo praticamente, tutti i locali più fighi, sono tutti nascosti, cioè tu entri in una pizzeria, apri la porta di un frigo e ti trovi dentro un locale fichissimo, poi c'è un giro di box clandestina nei garage paurosa, cioè è una città molto molto spinta, capito? E non è assolutamente quella che vedi. E mi fa ridere, perché in realtà l'unico modo per descriverla in questo modo è come ti fa sentire, cioè ti fa sentire esattamente come quando tu sei alle prime armi con qualcuno, capito? Quando ti stai innamorando, che sei insicurissimo, però allo stesso tempo sei sovraeccitato, però non sai dove devi andare a sbattere. E Parigi secondo me ti fa sentire così, molto insicuro e allo stesso tempo molto, molto euforico. Ma c'è stato in particolare che ti ha portato a Parigi, o così semplicemente sei andata, sei partita e... No, avevo una cugina che stava lì, avevo visto Parigi 5-6 anni prima di andare e non avevo avuto una buona impressione, anzi avevo detto non mi piace. Poi ho avuto una mezza storia con un parigino nel frattempo, che mi ha fatto scoprire una Parigi incredibile e quindi mi ha fatto innamorare della città. E quindi poi qualche anno dopo mi sono trasferita per un anno per vedere come si stava. È una città molto dura da vivere, però come esperienza è stata veramente importantissima. E sei mai più tornata a Parigi o pensi di tornarci in futuro? Ci torno 3 volte l'anno. Ah, ok, bene. Ho bisogno proprio di vedere. Beh, vedi, come tutti i grandi, all'inizio con quello io mai lo odio, e poi alla fine invece si scopre invece proprio un amore fortissimo. Tutte le mie storie d'amore sono iniziate così. Sono iniziate odiando. Sì, ma immagino, poi mi sembri una tipa con un carattere anche abbastanza forte, no? Cioè, almeno mi sembra di captare questo, perché anche la voce, diciamo, dice molto, ma che proprio nel modo, hai diciamo un'attitudine abbastanza aggressiva, tu ti riconosci in queste cose che ti sto dicendo? Purtroppo sì. Guarda, ti dico, a proposito di Parigi, feci un colloquio, mi assunsero nel giro di 8 ore, cosa che in Italia non è una cosa impensabile, mandai un curriculum in inglese perché non parlavo una parola di francese, e il giorno dopo mi chiamarono subito, mi dissero di fare il colloquio, e questa direttrice di questa scuola di moda italiana mi disse: Madonna, mi ha detto, fammi un sorriso perché sembri una del KGB, cioè proprio nel senso, proprio ho questo sguardo iper serio, iper scuro, poi in realtà sono una persona molto alla mano, molto tranquilla, però sì, di primo impatto mi dicono tutti così. Ok, sì, infatti anche diciamo anche l'altra cosa che mi ha colpito, vabbè, è anche il tuo look, diciamo, chi per gli ascoltatori, ovviamente voi adesso state ascoltando, però potete anche andare su Facebook o sui vari social e cercare
particolare su Facebook, scusami, lo ricordo perché magari non tutti riuscite a trovarla subito, si chiama Jess Official Page, quindi andate a trovarla e scoprirete questo personaggino, è interessante. Soprattutto mi ha colpito molto il tuo modo di vestirti, i capelli, insomma, hai proprio questo look molto aggressivo, diciamo molto rock, tra l'altro. E la cosa che mi piace è il fatto che riesci a combinare sia il look rock con anche le canzoni, perché molto spesso una cosa che noto in giro è il fatto di vedere magari delle persone vestite in modo molto rock che però in realtà non fanno del rock, e la cosa mi fa sempre molto arrabbiare perché sembra quasi che l'apparenza, diciamo, sia molto più predominante rispetto a quello che è il genere poi musicale. Invece nel tuo caso lo trovo perfettamente proprio calzante, oltre appunto al tuo look aggressivo, alla voce, c'è anche proprio un genere musicale, insomma. E tu pensa che non è proprio studiato, perché io odio vestirmi, cioè, e quindi vado in giro in condizioni pietose e mi dicono dai cerca di starci un po' dietro, quindi proprio non è affatto studiata questa cosa. Io penso che andremmo perfettamente d'accordo se avventura ci conoscessimo. Allora, se vedi una che sembra una barbona con i capelli rossi, sono io, guarda, a volte, cioè, ma uscirei anche di casa in pigiama, cioè, per... E io a volte lo faccio, cioè, te lo dico, anche perché non si nota. Io purtroppo, vivendo ancora con i miei genitori, mi costringono a cambiarmi ogni volta che esco, quindi purtroppo non posso ancora farlo. Però vabbè, insomma, io direi anche, spezziamo una lancia a favore di chi si veste senza stirare i vestiti. Io certo. Sono una di tu. Però ecco, allora, vediamo, ci sono delle domande, una domanda sulla chat. Allora, sempre Fabio che ci scrive: intendi spostarti ancora all'estero oppure hai trovato la tua dimensione qui in Italia? Bella domanda. La mia dimensione non esiste in questo momento, nel senso, io sono una che viene molto alla giornata, adesso sto bene qui, ma non mi sento di mettere le radici in nessun posto, non l'ho mai voluto nella mia vita, forse perché da piccola sono stata abituata a cambiare sempre casa, spostarmi da un posto all'altro, quindi purtroppo non ho questo concetto di casa, anche se mi manca il fatto di poter dire torno a casa. Io non so in realtà, capito? E quindi per questo motivo penso che sia impossibile pensare di rimanere qui per sempre. Ok, io una cosa che volevo anche chiederti: tu fai questo di lavoro, cioè giri, no, facendo l'artista, fai altro nella vita, cosa fai, se si può sapere? Certo, allora io praticamente faccio il revenue manager, che è uno di quei mestieri che sono nati dal web, no? Sempre nel turismo, nel senso, io mi occupo del commerciale degli agriturismi qui a Montepulciano, che è una provincia vicina molto bella, dove c'è molto, molto, molto turismo inglese, americano, tedesco, e io praticamente ho questi agriturismi e li riempio di gente e gli faccio la direzione. E quindi è un lavoro che sto sempre a contatto con la gente, ho 2 mesi di ferie l'anno, insomma sono fortunata. Sì, è un bel lavoro, mi sembra molto bello come lavoro, soprattutto sì, il fatto di stare a contatto con la gente, organizzare, insomma, poi avere anche del tempo libero, insomma, non è una cosa scontata. No, è una cosa che veramente prima pensavo non fosse importante, e invece avere del tempo libero è una cosa che conta moltissimo per noi stessi. Alla fine non puoi passare la vita lavorando per qualcosa che non è tuo, che non stai producendo direttamente per te e per la tua discendenza, capito? Cioè, quindi, insomma, questa cosa è importante per il tempo libero. Ok, allora io avevo un'altra domanda, perché non avendo, diciamo, trovato, diciamo, non avendo avuto modo purtroppo di leggere con molto anticipo, diciamo, attentamente la tua biografia, volevo sapere se intanto se hai dei live, diciamo, quest'estate o in programma, sì, per quest'autunno, e allora, se vuoi dirci, sì, insomma. Allora, il 16 di luglio siamo a Bologna, a Villa Serena,
E poi siamo il 17 a San Biagio, che è un'abbazia bellissima, cioè tipo un concerto stile Pink Floyd, una cosa fighissima qui vicino. E il 25 di agosto a Montepulciano. A Montepulciano c'è una festa enorme ad agosto, in cui fanno questa corsa delle botti seguita in Eurovisione. E quindi suonerò lì in occasione di questa grande festa, in un posto bellissimo, una terrazza panoramica sulla, sulla Val d'Orcia, quindi insomma sono delle location belle quest'estate. Ok, e visto che hai detto noi, cioè o comunque ho colto un plurale, hai immagino una band, no? Sì, ho una band. E in quanti siete? Insomma, com'è nata la band? Non è nata. Li hai scelti e nato? Non è nata, perché in realtà sono dei turnisti, però io li considero sempre come un gruppo. Cioè, devi sapere, certo, che io sono una grande amante del calcio e quindi ho sempre fatto anche questa cosa nella mia vita. Ho fondato una squadra di calcio, quindi ho molto il concetto di squadra. E quindi non dico mai io suono lì, dico sempre noi suoniamo, perché io da sola non dove vado, cioè non vado da nessuna parte, capito? Quindi loro per me sono fondamentali. Okay. E per questo dico sempre noi, perché in realtà suoniamo tutti e quattro, e voglio che non siano solo dei turnisti o della gente che suona per me, vorrei che fosse della gente che suona con me, e non è facile a volte. Infatti lo immagino, perché comunque dover avere a che fare, diciamo, con delle persone che per quanto siano professionisti magari non li conosci, quindi ogni volta magari doversi rapportare con persone diverse, insomma, poi i musicisti insomma non sono sempre semplici da capire. Quindi, insomma, no. come tutti gli artisti, insomma. Allora, io avevo letto anche che tu hai rilasciato, credo di recente, un EP, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto. Puoi dirci un po' esatto come si chiama, quando è uscito, insomma, dove gli utenti possono trovarlo, scaricarlo? Sì, l'EP è uscito ufficialmente il 19 di maggio, ed è un EP di 4 brani. Che ho realizzato in collaborazione con Maria Grazia Fontana, che è secondo me il top delle arrangiatrici della musica moderna. E questo EP si trova ovunque, su iTunes, su Amazon, su Spotify, insomma su tutte le piattaforme online, e poi ai concerti si trova anche la copia fisica. Sì, questo però sulla concerti, ovviamente. Questo EP, il titolo, diciamo, si chiama Dandy and Roll. Esatto, ha un filo conduttore, diciamo, con, cioè questo, diciamo, questo titolo ha a che fare con tutte le canzoni, quindi c'è, diciamo, un EP con un concetto, con un concept, oppure semplicemente non so per quale motivo hai chiamato. L'ho chiamato perché la mia personalità è così, è esattamente dandy and roll, capito? È molto dandy, quindi molto fredda, allo stesso tempo mi piacciono le cose ricercate. E molto rock and roll, perché comunque sono una, si può dire, sono una cazzona? Si può dire in diretta? Sì, ormai sì. Ormai sì. Sì, comunque sono una che non pensa mai alle conseguenze, che non pensa mai al domani, che fa una vita assurda, cioè non si mette in testa che ha compiuto 30 anni, capito? Ce n'ho sempre 15. Mai mettersi in testa, esatto. Insomma, è così. È giusto così. E quindi io vedo la tua immagine, vabbè, in questo momento su Skype, ma l'ho vista poi anche sulla tua pagina. Sì. Appunto sei tu, diciamo, il dandy, no? Perché sei vestito, esatto, in un certo modo, proprio molto maschile, tra l'altro con il sigaro, credo. Sì, il sigaro. Sì. Insomma, questa, diciamo, c'è quasi questo contrasto tra una sorta di bon ton nel vestito, che però, diciamo, visto su una donna fa un effetto molto particolare, perché comunque oltre ad avere, diciamo, un suo diciamo una sua sensualità, comunque la foto, perché comunque una donna vestita da uomo, diciamo, evoca anche certe cose, però evoca anche proprio sempre un'aggressività di fondo. Poi, anche prima hai ricordato che una squadra di calcio, quindi tutto torna. Sì. Vabbè, quella foto in teoria la volevamo fare per giocare un po' sull'ambiguità della mia persona, perché io ho una parte molto femminile e una parte molto maschile, e quindi volevamo una foto in cui non si capisse se io fossi un maschio o una femmina. E quella foto lì, quella, mi sa che la vedi, questa qui che c'è su Skype,
non si capisce, che attrae molto le persone, perché in realtà non si capisce niente, non si capisce che voglio dire. Esatto, sì, questo credo che sia un argomento che approfondiremo anche dopo, perché mi interessa molto. E prima però, visto che sono le 22:30 e abbiamo parlato un sacco, io manderei un brano di Lion, credo che si chiami, L-Y-On, e con Empty Bed. Vai, testa di caso, lancia il brano, giusto? E buonasera, bentornati su www.radiosaiot.it. Qui vi parla sempre Priscilla, questa sera in solitaria, o quasi, perché comunque Gianluca questa sera non c'è, quindi lo saluto caramente. E un saluto anche a Luca, come al solito. Mi scuso per la qualità dell'audio, se la sentite un po' diversa, ma abbiamo avuto dei piccoli inconvenienti tecnici, quindi sono stata recuperata dal buon vecchio caro Saiot, onnipresente, onnipotente. Allora torniamo alla nostra cantautrice Jess, che è qui ospite con noi questa sera. Allora, stavamo un po' parlando del tuo EP uscito il 19 maggio, che contiene 4 brani
ed è disponibile su iTunes, Amazon, Spotify, insomma tutte le varie piattaforme. Oltre sì. a questo, diciamo, possono trovare la copia fisica anche ai tuoi concerti, che ricordo potranno venirti a vedere il 16 luglio a Bologna, Villa Serena, il 17 a San Biagio e il 25 agosto a Montepulciano. Allora, Dandy and Roll, questo, diciamo, questo titolo che comunque ti rappresenta molto. Volevo, appunto, stavamo parlando un po' del tuo look, della foto, diciamo, no? In cui sei vestita sì. da uomo con questo stile proprio dandy. Volevo sapere se, appunto, questa idea ti è venuta, cioè questa idea di questa foto, diciamo, ti è venuta così o cioè, l'hai studiata, se hai pensato, hai avuto qualcuno che ti ha aiutato in questa idea? Perché magari ci sono anche sì. persone qui, magari questa cosa può sembrare assurda, e magari c'è gente che ti ha detto ah, ma no, cosa stai facendo, oppure gente che ti ha detto ah, ma no, una figata, non lo so. Allora, diciamo che al fotografo, che è Max Brunetti, che è uno in gamma, insomma, ha fotografato anche Piero Pelù, avevo parlato di questo titolo dell'album, di questa voglia di far venire fuori l'immagine di me così, un po' dandy, un po' maschio, un po' femmina, insomma, un po' ambigua. E mm-hmm. all'inizio avevo ideato una copertina con una foto di me vestita da donna che baciava una foto di me vestita da uomo, insomma, una cosa stranissima, proprio di quelle assurde. E poi facendo degli scatti, cioè lui mi ha scelto i vestiti e tutto, facendo degli scatti è venuta fuori questa foto, perché abbiamo fatto diversi scatti con diversi tipi di abbigliamento, però questa foto è venuta poi in un, no, come si dice, in un fuori onda, cioè in una pausa, sì. mentre questo sigaro mi faceva un po' schifo, e quindi infatti c'è la faccia schifata. Cosa ha fatto questo scatto perfetto? Cioè, abbiamo fatto 500 scatti, non me ne è piaciuto uno. Poi ha fatto questo scatto fuori dallo shooting ed è venuto questo. E quindi sempre le cose migliori sono sempre quelle casuali, io lo dico. Ma scusatemi, non è che tanto brutto, che sigaro era? Adesso non sapevo troppo, non me lo ricordo. Sì, no, perché io sono stato un gran fumatore di sigaro, capito, per questo. No, scherzo a parte. Sapendo, insomma, sto sigaro, e poi ti faceva schifo anche, no? Non ti piaceva fumarlo, no? Non è che non mi piaceva, aveva spelucchiato, sai, quelle cose. Ah, ho capito, su tutto, ho capito. No, Paola, Priscilla, scusami se ti ho interrotto, ma insomma mi è venuta spontanea sta domanda. Tra fumatori di sigari qua ci si intende? Okay. Io purtroppo per fortuna non lo so, non me ne intendo di sigari. Comunque, allora Fabio in chat ci scrive che il 16 luglio ti verrà a trovare, ti verrà a vedere. Bravissimo. Quindi, insomma, bravissimo. Hai già un nuovo, diciamo, fan. Allora, prima mi hai accennato alla figura di Maria Grazia Fontana. Volevo sì. sapere, appunto, qual è, diciamo, il rapporto, appunto, che ti lega lei, di amicizia, di stima, allora, di mentore. È successo così: io ho finita la mia esperienza con la band bolognese, quindi a 22 anni, ho smesso di suonare fino ai 28, cioè ho avuto un trauma emotivo da questa rottura della band, e ho continuato a scrivere, ma ho smesso, sai, sono uscita fuori dal giro, proprio ho smesso, fino a che una ragazza sente questi brani così cantati a casa e mi dice: oh, guarda, devi far sentire perché sono belli. Vado dalla mia ex bassista di questa band che mi fa registrare un EP in Sicilia, un EP però arrangiato malissimo, e questa mi dice: guarda, i pezzi sono belli, devi far sentire a un aggancio che ho io, che era questa Maria Grazia Fontana. Se a lei piacciono, te li fa, insomma, ti fa fare un EP insieme a lei, te li riarrangia, però certo ti può anche dire che, fa, cioè, insomma, che non gli piaci e ti manda a casa, insomma. Quindi, insomma, sono arrivata da sta fontana, gli ho detto: guardi, io devo sapere solo una cosa, se devo smettere di fare questo hobby, perché non è neanche un mestiere, oppure ci sono delle possibilità. Lei ha sentito i pezzi, gli sono piaciuti molto, e quindi mi ha detto: guarda, facciamo un anno di lezioni di canto mirate, e intanto facciamo gli arrangiamenti di questi pezzi. E quindi sono venuti fuori così, e il rapporto adesso, cioè, ovviamente si è consolidato, suo figlio è un turnista alla batteria, in qualche concerto viene lui a suonare, quindi ovviamente il rapporto è consolidato, un rapporto di stima reciproca, ovviamente.
Certo, quindi è una bella, diciamo, una bella collaborazione artistica, soprattutto che appunto magari ti ha dato anche l'opportunità di crescere come artista. Sì, molto, perché lei è una persona molto diretta, molto, molto sincera, cioè nel senso mi ha messo sempre sul piatto quello che secondo lei non andava, quello che andava, capito? Quindi so sempre, comunque so che ho un parere di una super esperta, anche se poi le decisioni le deve prendere per conto suo, però insomma è un bel parere, insomma, di una persona che sta nella musica seria da tantissimi anni, a livelli importanti. Per te è stato molto difficile prendere lezioni di canto? Sì, perché diciamo che a me non interessava diventare una cantante né perfezionare la tecnica, fino a quando ho capito che queste lacune, comunque, anche quando fai il cantautore, le devi colmare, perché altrimenti non riesci a mandare un messaggio. Anche se dici uno canta però non vuole mandare il messaggio, però se vuoi cantare dal vivo o provare a fare questo di lavoro, bisogna che tu abbia tutte le carte in regola, anche quelle che non ti piacciono, o non è che non mi piacciono, è quelle che pensi di curare meno. In realtà il canto è un biglietto da visita, è come l'immagine, se non canti bene un tuo brano, la gente non lo percepisce come dovrebbe, capito? Sì. Pensi attualmente di aver trovato, diciamo, il tuo stile definitivo, cioè il tuo timbro vocale, la tua personalità nel modo in cui canti, o pensi che ci sia un margine ancora di studio, di miglioramento? Penso che dovrei studiare canto tutta la vita, perché mi sono perfezionato e ho cominciato a cantare talmente bene che la gente ai provini mi diceva: eh no, guarda, canti troppo bene, devi essere più sporca. Eh no, gli ho detto: mi sbatto un culo così per cantare così bene. Adesso mi dicono: no, non vai bene di cantare sporca. Comunque il canto è una cosa a cui una come me deve stare dietro tutta la vita. Certo. Diciamo, hai una sorta di... sei un po' tipo indisciplinata, no? Sono molto indisciplinata. Poi prima dei concerti non devi bere, non devi fumare, non devi fare tardi. Io praticamente faccio tutto il contrario, capito? E a un certo punto lei mi ha detto anche: non ti puoi presentare a un provino in quelle condizioni, capito? Cioè non sono più gli anni 80, devi anche dare un'immagine di te professionale. Non è che si può fare, insomma, i cazzoni tutta la vita, questo ti volevo dire. Allora, giusto appunto, Fabio mi chiede, anzi ti chiede e dice: non so, so che non si dovrebbe chiedere, ma quanti anni hai? Puoi anche non rispondere o dire no, 15. No, bisogna rispondere, perché è inutile che ci nascondiamo, cioè ho 30 anni, però se Fabio un giorno mi vedrà non sembra assolutamente, c'ho ancora una faccia proprio da bambina. Sì, e questo effettivamente è vero, dalle foto sì, effettivamente non l'avrei detto. Sì, poi forse anche un po' per il look molto molto teen, non l'avrei proprio mai detto, questo è vero. Sono curiosa, guarda, se riesco vengo a vederti volentieri. Dai, fai una macchinata con Fabio. Esatto, Fabio, scrivici di dove sei, perché non lo so. Io sono vicino a Modena, quindi Fabio, facciamo una macchinata. Non lo so. Sì, da Modena a Bologna sono 20 minuti. Sì, dai, è poco, te l'ha fatto. Allora, volevo ricordare appunto diciamo la tua, diciamo, etichetta, che è Area Sonica, e Suburbana Lab, che è un'agenzia di promozione. Lo ricordo appunto perché, visto che comunque collaboriamo con loro per le puntate con gli ospiti, insomma, fa sempre piacere salutarli e ringraziarli per gli artisti di grande qualità che ci inviano. E ci inviano, cioè, sai, io notare, e il mio ormai sono le 22:44 e ci sono 45 gradi e sono fusa, quindi vabbè. Quindi li ringraziamo, Area Sonica e Suburbana Lab. Vediamo, c'è qualcosa che non ti ho ancora chiesto forse, e che è la seguente domanda: ci sono dei gruppi o dei cantanti a cui ti ispiri, o comunque che ti hanno ispirata maggiormente? Musicalmente no, però ci sono dei cantanti
che insomma hanno fatto parte della mia vita così tanto e lo fanno sempre nei momenti, sai, nei momenti di tristezza o nei momenti in cui ti vuoi ascoltare una musica. Penso che Springsteen è stato quello che mi ha accompagnato in tutte le fasi della vita, Bob Dylan lo stesso e anche Hendrix per tante cose, però ecco, non credo di avere delle influenze loro nelle canzoni, insomma, però ce l'ho nella vita. Sì, quindi sì, diciamo che questa cosa un po' del, diciamo, di fare di testa tua, no? Cioè di voler esprimere qualcosa, come diciamo mi avevi raccontato poi anche all'inizio, no? Col cantatù, cioè non voler seguire le cose che hanno fatto gli altri, ma comunque esprimerti, fare qualcosa di tuo, questo ti rappresenta anche proprio nel genere musicale che fai, che quindi è un pop, cantautorale, rock, molto rock, quindi è una cosa, diciamo, anche molto originale, perché difficilmente si incontra un genere musicale così. E per questo hai riscontrato, diciamo, non so, delle critiche, dei pareri che ti hanno particolarmente colpito nel corso di questi anni, insomma, in cui hai potuto esprimerti in questo genere musicale un po' alternativo? Non so se hai ricevuto magari delle critiche. Sì, certo, ovviamente da quelli del rock, perché io comunque ho avuto tantissimi anni in cui ho suonato hard rock e quasi metal, e da tutti quelli del rock mi sento dire che l'EP è poco rock, da quelli del pop mi sento dire che l'EP è troppo rock, quindi non ho ricevuto delle critiche costruttive, se non quelle che mi hanno detto in tanti di sporcare un pochino di più la voce, cioè di essere meno tecnica nella voce, meno precisa, più che tecnica, perché di tecnica penso che non si possa parlare, però è così, di essere più sporca nella voce, questo mi è stato detto. Per quanto riguarda il genere musicale, gli arrangiamenti che ha fatto la Fontana sono sicuramente più melodici di come io avevo in realtà scritto il brano, però questa penso che lei l'abbia fatto per un'esigenza di mercato. Chiunque ascolta questi pezzi può dire che i pezzi non gli piacciono, ma non può dire che non sono radiofonici. Sì, è vero, sì. Concordo su questa cosa. Giustamente, diciamo, quando comunque si fa musica si deve sempre tenere conto che comunque è una cosa che comunque è rivolta al pubblico, quindi in qualche modo bisogna cercare di andare incontro al pubblico, che non vuol dire vendersi, ma vuol dire, no, diciamo, cercare, vuol dire stare al passo coi tempi. Esatto. Poi tra l'altro diciamo dalla collaborazione con altre persone nascono poi delle belle contaminazioni, perché alla fine quando poi uno è sempre da solo, più o meno le idee, diciamo, sì, magari possono essere originali, ma sono più o meno poi sempre le stesse, perlomeno nelle canzoni poi si rassomigliano molto. Invece magari collaborando anche con diverse persone o con altre persone, diciamo, un po' si espandono gli orizzonti, magari ti vengono in mente cose che non avresti mai pensato, o comunque ricordi che la canzone ha un potenziale diverso, no? Quindi insomma è un buon modo, no, di sviluppare i propri pezzi. Allora, vediamo, Saiuz. Pronto Saiuz? Saiuz sempre pronto sulla cresta dell'onda. Pronto Saiuz? Io ci sono. Un nuovo telefono amico, pronto Saiuz? Guarda che allora, ti faccio arrivare la Dolgisa, va bene. Esatto, no, io direi che per l'ospite stasera evitiamo di farle conoscere la Dolgisa. Per il bene delle orecchie di Jeff, direi, più che altro. Noi ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, io direi che lo possiamo fare. È la mia badante, Jess. È la mia badante. No, è la mia badante che non c'è stasera. Allora, dicevi. Meno male. Hai delle domande? Insomma, delle domande? No, io stavo ascoltando. Onestamente, stavo ascoltando con interesse la cosa che più. Due cose mi hanno colpito riguardo a Jess. Uno è il toscano, l'ho detto, insomma, e l'altro invece è il suo look.
questo look, insomma, che io non ho ben capito, insomma, sto un po' maschile, un po' cose che, cioè, sono tutte cose che forse nella moda, nel modo di vestire, forse perché io sono un po' così, no? Mi vesto quello che capita la mattina, cioè la prima cosa che trovo. Quindi, però sto fatto di vestire un po' maschile ha un suo senso, cioè nel senso, quello che non riesco a capire, riguardo a quello che fa. No, in realtà non è che ha senso, però è un fatto. Ah, ma tu parli di quella foto, della foto del Dandy? Beh, sì, ha senso alla fine del titolo dell'album. Ecco. Per dare l'immagine Dandy, cioè, è difficile. Tu te la immagini una donna Dandy, ce l'hai nel tuo immaginario? Io neanche un uomo me lo immagino Dandy, quindi puoi immaginarti, anche se ne ho visti parecchi. No, dico di una donna. Una, no, dico per questo, una donna no, non me la immagino Dandy. Pensa che da oggi avrai successo. Ah, da oggi sei tu. Quindi farai coppia con Adalgisa a questo punto, insomma. Ti farò fare. No, era questa la mia domanda. Jess, volevo chiederti, riguardo alle date che hai dato prima, la tua pagina Facebook l'abbiamo data, hai indirizzi mail, qualcosa, cioè, se qualcuno ti vuole contattare solo attraverso la pagina Facebook oppure un sito o qualche altra cosa? No, il sito è in via di sviluppo, mi può contattare sì tramite Facebook, in cui troverà anche le mail varie. Perfetto. No, c'è anche il canale YouTube che è proprio Mrs. Jess o Jess Official Page, uguale. Quindi sì. Okay. No, questo è interessante, il canale YouTube, perché tu avrai fatto qualche video, no? Sì, ho fatto due video, quindi quello di maggio e quello di Lacrime di Ghiaccio, dei primi due singoli che sono usciti, e poi c'è un video live di un concerto di presentazione che ho fatto il 7 dicembre. Esorto testa di casa a trovarli subito e a postarli sulla chat di Radio Science, per cortesia. Allora, io posto maggio perché me lo stavo guardando prima. No, giusto perché chi è nella chat si ritrova sto video, se lo può guardare nel momento in cui... Vabbè che abbiamo mandato un solo brano, però di solito noi facciamo vedere le cose dei nostri ospiti, dei quali non possiamo mandare i brani, mentre mandiamo un brano sotto licenza Creative Commons, gli ascoltatori possono ascoltarsi il video, cioè vedersi un video, ascoltarsi un brano dell'ospite, hai capito? Sfruttiamo questi momenti, hai capito? Però mettiamolo sulla chat in modo che a memoria per future generazioni che verranno a trovarci sul sito potranno vedersi anche sulla chat il video di Jess. Bene Priscilla, ti ripasso la palla perché so che stai scalpitando per qualche altra domanda, perché Priscilla quando arriva che si è accorta di domande la cosa fa, mi tira in ballo e io appena dico gli arrivano tutte le domande di questo mondo e vorrebbe di nuovo rientrare. No, stasera un solo brano abbiamo mandato, quindi avete parlato tantissimo. Vai Priscilla. Sì, ovviamente, cioè, la conversazione stava, diciamo, prendendo una bella piega, quindi dai, non lanciamo dei brani che comunque sta venendo fuori una bella conversazione, solo che appunto prima stavo guardando il video e poi man mano che sai che tira fuori delle cose magari a cui non avevo pensato, poi mi vengono sempre in mente delle domande. Allora, vedo che il tuo video maggio ha più di 4.000 visualizzazioni, quindi comunque è un video che è andato abbastanza bene, è stato abbastanza visto, e volevo chiederti se a parte che vedo che anche qua hai un look comunque abbastanza maschile sempre, no? Con la giacca rossa e il papillon, quindi è sempre comunque questo look, a parte la pelliccia rosa all'inizio, sì. Esatto. Volevo chiederti se appunto questo video intanto se diciamo la trama l'hai pensata tu oppure l'ha studiata un'altra persona, quindi magari un regista, uno scrittore, e poi come ti sei trovata nei panni di attrice, perché comunque è molto diverso l'impatto tra il live e poi invece trovarsi davanti a una videocamera. No, è bruttissimo, cioè io odio fare i video,
veramente una cosa che detesto più di qualsiasi altra cosa di questo ambito, insomma, perché non sono paziente e sono indisciplinata e mi rompo di fare le cose. Poi devi ovviamente fare mille riprese per ogni cosa, capito? Quindi no, è un trauma ogni volta fare un video. Questo non l'ho scritto io, questo video, cioè l'abbiamo ideato più o meno sulla linea che raccontasse, no, gli stereotipi di cui si parla in maggio, ma l'hanno fatta una troupe di Roma, l'ha ideato una troupe di Roma. Invece Lacrime di ghiaccio è un video che ho scritto io, anche perché è un altro tipo di video, e sì, è quello, l'ha girato una ragazza che tra l'altro è insomma le prime armi con i video, e in realtà ha avuto più views di maggio ed è andato molto meglio, a parte il brano magari tira un pochino di più, però è incredibile questa cosa del video. Sì, e tra l'altro sì, anche questo lo sto guardando proprio qui in questo momento, molto è un bel video, ha una bella, diciamo, una bella fotografia, mi piace molto sì. come è stato girato. Infatti lei è una fotografa. Ah, ecco, infatti. Sì, diciamo si nota questa cosa, un modo di riprendere molto particolare, molto rende molto anche l'idea di quello che insomma, di quello che vuol dire la canzone, comunque arriva, diciamo, il messaggio. E volevo chiederti se ti andava appunto di parlarci di questa canzone, di Lacrime di ghiaccio, magari come l'hai scritta, se vuoi spiegare al pubblico di cosa parla. Allora, Lacrime di ghiaccio è il pezzo a cui tengo di più, perché è il pezzo in cui parlo di me, dei miei 20 anni bolognesi, praticamente la storia del mio periodo a Bologna, che è stato un periodo molto, molto duro, perché io mi sono trasferita a 18 anni e sono entrata subito in dei giri in cui non dovevo entrare, perché io in realtà ho una storia strana, perché sono cresciuta in un ambiente cioè, benestante, insomma, della Roma bene, e poi alla fine ho avuto questa però sempre attrazione verso la strada, verso l'opposto, e quindi quando stavo a Bologna facevo proprio una vita ai limiti della legalità in tutto e per tutto, a parte con la band in cui insomma facevo casini su casini, ma proprio ero un cane randagio, insomma. E quindi ho avuto delle esperienze forti, mi sentivo allo stesso tempo molto sola ed ero sempre pieno di rabbia, e quindi praticamente era la storia di quel periodo e della mia condizione emotiva, soprattutto di quel periodo. Certo. E infatti sì, sono rapita abbastanza dal video, perché mi piacciono molto le immagini, perché bella la fotografia, bello il video in sé, mi piace molto. Si capiscono anche, diciamo, le cose appunto di cui stai parlando, quindi io consiglio comunque a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento comunque di guardare di guardare questo video, perché alla fine poi completano anche quello che è l'artista, perché alla fine oltre a esprimersi con la musica, col suono, uno comunque guarda anche un po' c'è l'aspetto visivo, soprattutto sì, negli ultimi anni è diventato molto importante, quindi sì, assolutamente magari rende di più a tutto tondo un personaggio, un cantautore, quindi è soprattutto se uno non ha l'opportunità di venirti a vedere dal vivo, secondo me è un bel biglietto da visita comunque. Sì sì, lo so, il video è una cosa importante. Poi quello di Lacrime di ghiaccio rispecchia esattamente quello che voglio dire nella canzone e come sono in realtà. Volevo chiederti una cosa, visto che ormai stiamo andando verso gli sgoccioli della trasmissione, sono le 22:58 e tra l'altro Fabio ti ha scritto che effettivamente non dimostri 30 anni, ma molti, molti meno. Concordo. Volevo chiederti se hai in progetto album, altri EP, altre canzoni per il prossimo futuro? Hai assolutamente sì, le EP si... No, ho scritto 37 pezzi, quindi insomma ce ne sono per 3 album, però ecco, queste EP si trasformerà in un disco di 13 pezzi, speriamo entro dicembre, e penso che insomma gli altri 7 pezzi, 8 pezzi che comporranno l'album sono all'altezza di questi 4 che ci sono già. Immagino di sì, soprattutto se comunque sarai sempre accompagnata da Maria Grazia Fontana, sicuramente
diciamo, avrà un, tutto un suo senso, no? Questo disco poi alla fine sarà più o meno, diciamo, coerente, no? Con quello che tu hai già scritto. Sì, sì, assolutamente. Infatti. Sì. Allora, sai, cosa mi dici? Mandiamo l'ultimo brano? Certamente, non so se te stati caso ti ha passato il brano. Ti ha passato il titolo del brano, vero? Testa di casa, non so se ti hai passato. Mandiamo l'ultimo brano, sono le 23, certo. Però prima di mandare il brano, facciamo il brano, facciamo i saluti. Chiediamo a Jessa se ha, deve salutare ciao mamma, ciao papà, oppure insomma salutare amici. Sì, ecco. No, ah, non sei più lo zecchinato, che peccato, dai. Bene. Vabbè, dai, saluto perché ci sono delle persone all'ascolto. C'è un gruppo dall'isola d'Elba, e, insomma, un gruppo da altre parti, quindi saluto quelli che mi stanno ascoltando. Benissimo. Okay, quindi concisa come sempre. Concisa. Bene. No, diamo appuntamento comunque, diciamo la data più vicina, insomma, di Jess, dai, così diamo appuntamento a tutti gli amici, insomma, che sono in zona, che ti vengono a trovare. Abbiamo detto che a luglio la prima data, vero? Sì. Sì, ecco. 16 a Bologna. 16 a Bologna, che ora? Alle 22. Perfetto, no, cioè è importante, uno va la mattina alle 8, insomma non la trovo. È normale. Diciamo che proprio è impossibile. È così, quindi non è proprio impossibile. Benissimo, allora il 16 e diamo appuntamento agli amici che ti verranno a trovare, insomma, ci sarà Fabio di sicuro, quello che ho sentito, quindi anzi saluto Fabio, no, che non l'ho salutato. E poi dopo salutiamo anche tutti gli amici del condominio di Radio Saiuz, ovviamente, insomma, dando appuntamento con quella registrazione di questa trasmissione già da domani, massimo dopodomani, insomma, la troveranno su YouTube e poi verrà ripresa sia sulla web radio che la web TV, quindi senza nessun problema. E diamo appuntamento a domani sera con la replica di Don Chisciotte, trasmissione di Alfredo Story. Alfredo si è preso un periodo di riposo, purtroppo è stanco, e quindi stiamo andando con le repliche, cari amici, quindi al più presto Alfredo riprenderà le trasmissioni dal vivo. Con questo è tutto, Priscilla, ti ripasso la linea, insomma, per i saluti finali, e se ti è stato di caso passa il titolo, vediamo che cosa mandare in onda come brano finale. In testa di casa ha già passato il titolo. Bene. Io non l'ho trovato. Sì, perché io ho già capito dove. È in un'altra chat, scusate, sono rimasta indietro. Niente, dubito sempre di testa di caldo, ma mi dispiace, scusami. Allora, sempre le figure di N delle 11.03 come sempre non possono mancare. E niente, volevo appunto ricordarvi di andare a vedere Jess il 16 luglio a Bologna, Villa Serena, il 17 a Cambiaso e il 25 agosto a Monte Pulsano. La potete trovare su YouTube come Mrs. Jess, scritto MRS Jess, e su Facebook Jess Official Page. Mi raccomando, scaricate legalmente il suo EP Bendy and Roll su Amazon, iTunes, Spotify, chi più ne metta, e comprate la copia fisica ai concerti. Mi raccomando, è importante, sosteniamo la musica emergente. Ringraziamo Aria Sonica e Suburbana Lab. Saluto Jess, saluto Testa di Caso, Saius, Gianluca e Luca, e ci sentiamo forse giovedì con il programma Total Evolution di Luca Moreno. Io ovviamente ultimamente, purtroppo per problemi, faccio fatica ad esserci il giovedì sera, ma cercherò di esserci come al solito per dare le mie opinioni, che non c'entrano mai niente, sempre fuori luogo. E quindi niente, lanciamo l'ultimo brano, grazie per essere stati con noi, ciao Fabio, ciao Clara, ciao Marco e tutti quelli che ci hanno seguito, e ora mandiamo in onda Lion con We Like the Sky. Vai, testa di casa. Buonanotte. Buonui.
your head, love. And when you wake, I'll still be in love with time to waste. We watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now we light the way. Turns to stars above, they come to life.